Buonasera a tutti. Niente, io volevo dare un benvenuto innanzitutto al Consiglio Comunale di Viggianello per questa, diciamo così, per questa assemblea che insieme ai cittadini stiamo affrontando questa sera. Noi, come già ci ha anticipato il sindaco, ci sarebbe piaciuto tantissimo studiare e quindi fornire altre, per così dire, altri elementi utili ad integrare quella che era la proposta di questa sera, però come già anticipato il sindaco, noi non eravamo al corrente né che era un consiglio comunale congiunto né tantomeno della tematica. È ovvio che anche noi come minoranza alla fine siamo sempre stati d'accordo su questa problematica e quindi soprattutto di tutelare perché al di là che siamo maggioranza o minoranza abbiamo sempre messo davanti a tutto e a tutti quella che era la salute dei cittadini, quella che era l'interesse stesso del territorio. È ovvio che noi in prima persona non abbiamo mai immaginato quella che era in una mega centrale, in quanto alla fine siamo all'interno davvero di un parco naturalistico e siamo nati in questo territorio tra le bellezze della natura, quindi è ovvio che la realtà industriale a noi non ci appartiene. Anzi, volevo fornire altri elementi al riguardo, che probabilmente siamo d'accordissimo con quello che è il commissariamento del parco e forse sarebbe dovuto fare anche in questo sindaco dobbiamo dirlo che probabilmente anche quando eravamo allora come maggioranza dovevamo in un certo senso immaginarlo anche prima, però alla fine non è mai troppo tardi. Nel contempo volevo anche integrare insomma quello che era il documento e quindi lanciare quello che è così un'altra proposta. L'altra proposta era che proprio perché questa centrale, questa mega centrale non appartiene al nostro territorio, forse oltre al commissariamento in questa proposta dovremmo aggiungere anche altre cose. Ripeto, mi sarebbe piaciuto tantissimo avere tempo per studiare e quindi integrare ancora più cosine, però è ovvio che così di getto mi viene di dire che probabilmente oltre al commissariamento dobbiamo chiedere proprio lo smantellamento di così come quella centrale, perché altrimenti stare in un parco del Pollino e tenerci quello obbrobrio per un altro di fare una cosa forse non ha senso. Ripetiamo, noi l'abbiamo sempre detto come minoranza, l'abbiamo detto come partito PD, abbiamo immaginato la centrale o una piccolissima centrale che alla fine doveva servire in un certo senso a salvaguardare quelli che erano gli interessi stesso dei cittadini e quindi in una realtà che all'interno del nostro contesto ci stava pure bene a tutela sempre della salute, quindi le cose che ci siamo sempre dette e ripetuti. Oppure, ripeto, se così non può essere alla fine forse è meglio che togliamo totalmente l'obbrobrio, quindi lo smantellamento vero e proprio. Quindi forse è opportuno anche, se è possibile, integrare anche questa come proposta. Intanto ringrazio.